Ciao ragazze, allora oggi video spacchettamento perché mi sono arrivati un sacco di pacchetti che non ho aperto perché voglio aprirli con voi, quindi davanti alla videocamera. E poi su Instagram vi ho messo la foto del pacchettino Givenchy strategica sulla specchiera perché mi piaceva e mi avete detto che volevate un video unboxing, quindi eccolo qua. Iniziamo con questo pacchetto che è l'ultimo, che mi è arrivato tipo un'ora fa e che è di Too Faced. E vediamo un po' cosa c'è dentro. Allora, a parte che la scatola è fichissima perché ci sono tutte queste sirene colorate, insomma i pacchetti Too Faced sono sempre veramente qualcosa di magico. I prodotti sono questi, sono tutte terre queste, già le conosco molto molto bene. Questo non so che cosa sia invece, perché in quest'altro scomparto c'è un sacchetto, e vediamo che cosa c'è dentro. Allora, mi sa che è un paio di occhiali, che figata. Allora, sì, in effetti è un paio di occhiali che spero di non rompere, sarebbe il colmo. Facciamo il video spacchettamento, spacchiamo tutto. Effettivamente sono degli occhiali da sole, tra l'altro rosa, che tra l'altro stanno bene anche con l'outfit di oggi, vi giuro non l'ho fatto apposta, non so se mi stanno bene addosso, ma proviamoli. Beh, non sono neanche male, rosa e dorato sono i colori che ho oggi, quindi... se ci fosse il sole li userei. No, sono molto molto carini in realtà, mi piacciono molto. E poi qui ci sono allora un sacco di bronzer, li conoscete già, c'è Sun Bunny, Snow Bunny, poi c'è Beach Bunny, poi c'è Pink Leopard, Dark Chocolate Soleil, poi c'è Milk Chocolate Soleil, non ci stanno più, e poi c'è il normale classico Chocolate Soleil, e poi qua dietro c'è anche Sweet Tea, che è un bronzer che invece non conosco, da notare il packaging stupendo. E vediamo un po', allora Sweet Tea è che carino, è carino, sembra un po' i blush, quelli che sono usciti a forma di cuore. Non so di cioccolato, cioè ci sono rimasta malissimo. Perché tutte le robe di Too Faced che hanno una sembianza cioccolatosa sanno di cioccolato, questo no. Cioè, disappointment totale, però è carino da vedere. Questo è sicuramente è un bronzer, ma da questa parte un pochino è parecchio illuminante, quindi secondo me insomma un bronzer illuminante. E poi insomma tutti gli altri, il Sun Bunny li conoscete senz'altro. Sono, perché già li avete visti, il packaging di tutti è uguale ed è così, ma cambiano le colorazioni, appunto Sun Bunny è bicolor, e poi c'è la Milk Dark Chocolate e la Chocolate Soleil sono semplicissime terre di varie gradazioni. Naturalmente la Milk è un pochino più chiara, la Dark è un pochino più scura e la Chocolate Soleil invece è media. Poi c'è Snow Bunny, questo è forse il mio preferito tra tutti perché ha quattro colorazioni e si può usare anche come ombretti, non sono pigmentatissimi naturalmente, però è molto carino in estate da usare anche come ombretto. E poi questa è la Beach Bunny, che ha anch'essa quattro colorazioni, ma sono tutte molto molto più scure, mi stanno bene solo se sono bronzata, altrimenti sembro una mummia che con la terra. E poi qui c'è il Pink Leopard, e questo è molto molto carino ed è un peccato utilizzarlo perché ha appunto questa, insomma, questo disegno con il leopardo, è bellissimo veramente. Quindi questo pacchetto Too Faced è stata una figata e appena mi arriva, perché già avevo in mente di filmare questo video spacchettamento oggi, appena mi è arrivato questo mi sono detta che figo, inizio da questo perché volevo vedere cosa c'era dentro. Quindi poi allora abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta. Altro mega pacco che mi è arrivato è di Collistar, chissà se si riesce a vedere, Collistar, non so che cosa ci sia, ma mi sembra di capire che sono solari, giusto appunto per la bella stagione, anche se fa un freddo cane a Trieste. Quindi qui c'è un'acqua super abbronzante, idratante, antisale con latte di aloe, wow, senza filtro però, e questo è un po' meno wow perché io mi ustiono e praticamente non è proprio indicato per la mia pelle, ma forse quando sarò abbronzatissima per tipo le 9 di mattina posso usarlo. Voi che siete chiare come me, sfigate come me, mi capirete, sono sicura. Se siete mediterranee e vi abbronzate subito, vi odio, sto per dire vi invidio, vi odio, che è questo. Poi speriamo ci sia qualcosa con uno schermo protettivo. Questo è interessante, questo non è un solare ma è un olio ricco, rassodante
elasticizzante con olio di mandorle dolci, quindi avrò anche un profumo buonissimo. Non mi accingo a spruzzarlo perché è la vera volta che rovino trucco i capelli, quindi, perché io sono, è tipico per me rovinare tutto in questo modo. Poi c'è una crema solare con protezione 30, ecco, questa per pelli ipersensibili come la mia, che sono sfigatissima, appiattiamo tutto qua, aiuto, ecco, parlando di danni. Poi c'è, allora, no, in realtà ci sono, c'è anche qualche trucco, ma vediamo prima, crema viso solare 50+, io vi amo ragazze di Polistar, io vi amo perché la crema viso con protezione 50+, è quella che uso io, è... la uso a chili veramente in estate, specialmente adesso che sono tornata a vivere in Italia e io mi sto già prefissando, io, cioè, lo sto dicendo a tutti e nessuno mi crede, vado in giro dicendo sì perché sai io quest'estate, cioè, sarò abbronzatissima, già mi sto immaginando, in realtà come voi ben sapete io il massimo dell'abbronzatura passo da tipo pallida cadavere a pallida e se mi va bene passo a quasi pallida, quindi insomma queste sono le mie colorazioni, ecco. Poi però io sono convinta che sono abbronzatissima. Poi, e tra l'altro quando mi abbronzo e io mi vedo abbronzata, tipo l'anno scorso per me ero abbronzatissima, andavo in giro e dicevo vedi come sono abbronzata e tutti mi guardano tipo poi ah sì sì cioè non ci credono. Comunque poi questo è un, ah, queste capsule già le avevo ed è un super concentrato anticellulite snellente, quindi vediamo un po', appunto per l'avvicinarsi della bella stagione, mi sa che Colista mi sta dicendo di rimettermi in forma, e qui, aiuto, e qui ci sono le capsule anticellulite con la caffeina, le ho provate già, credo siano le stesse anche se il tubo è diverso, e poi c'è questo super concentrato anticellulite snellente con il contagocce per la notte, questo qua. Poi abbiamo, non sapete che casino c'è in questo momento sulla mia scrivania, poi abbiamo che cos'è? Allora, zone critiche, SOS zone critiche, stick rassodante, braccia, pancia e glutei, e poi c'è un reshaping mud scrub, eccolo qua, questo è un fango scrub rimodellante e nella stessa confezione c'è anche questo stick zone critiche, super rassodante, figata. Poi qui ci sono, allora, qui ci sono tutte le cartelle stampa dei vari prodotti che mi hanno mandato, qui devo dare un'occhiata per capire bene come funzionano, e poi qui ci sono anche un sacco di rossetti duo, che figata, questi rossetti hanno due colorazioni, sono proprio curiosa, ce ne sono veramente tantissimi in questa busta, sono, hanno tutti due colorazioni, vi faccio vedere che voglio aprirlo e voglio vedere com'è, se è davvero com'è nella foto, e in effetti il prodotto ha due colorazioni e credo che questo angolino un pochino più scuro faccia un po' l'effetto che può fare una matita per le labbra. Interessanti questi prodotti, mai visti prima. Poi mi è arrivato questo pacchettino carino stile borsetta della Maybelline e c'è scritto Baby Lips, Baby Lips, Baby Lips. Io avevo collaborato con la Maybelline per i Baby Lips tempo fa, ma questi non sono i Baby Lips che conoscevo io. Ecco qua, vi faccio vedere la confezione, molto carino e molto fashion, con gli occhiali da sole, l'iPhone, le chiavi, borsellino, insomma un portafogli, è molto carina questa confezione, e qui ci sono i 5 baby lips che sono appunto diversi, ah, sono sia lip balm che blush, mi piacciono in estate i prodotti multiuso che si possono usare sia su labbra che su guance, vediamo se sono profumati. Sono profumati, quindi un punto in più ai baby lips, perché voi lo sapete che io sono fissata con i prodotti profumati. Questo è il tipo di fragola, figata. Poi c'è un altro, quello nude, e il baby lips stick era brillantinato, quello nude, vediamo, anche questo è brillantinato, e questo non so, mi sa che il profumo è sempre uguale, il profumo è sempre di fragola, vediamo questo, questo è fucsia. Sì, anche questo, secondo me il profumo è uguale, mi sono sporcata, no, secondo me il profumo è uguale. Poi c'è quello tipo un rosso, un fucsia meno acceso, non so come definirlo, e poi c'è un pesca, molto molto carino questo qua. Allora, arriviamo a questo pacco che ho ricevuto da Kiko. Ci sono questi prodotti, anche qui sono tutti solari, almeno così sembra, sì, credo di sì. Allora, prima c'è questa borsettina molto carina e dentro ci sono, allora, c'è un gel
refreshing and soothing face and body, quindi è una specie di dopo sole, un gel dopo sole. Poi qui c'è uno shampoo dopo sole che nutre i capelli, figata, e poi c'è invece una crema protezione 30 che è alta, ma posso usarla veramente solo nelle ultime ore del giorno o nelle prime ore della mattina. Per me la 30 è troppo poco, ma c'è lo stick protezione 50, grazie Kiko per tutto quello che vi mandate protezione 50, quindi ho lo... Ho lo stick, sono l'unica imbranata che non riesce, e non ha profumo tra l'altro, quindi nella skincare questa è una cosa molto molto positiva, perché altrimenti la roba mi fa reazione ed ho sempre dei brufoli osceni per tutti i prodotti che uso che mi fanno reazioni allergiche. Alcuni prodotti non dovrei provarli, ma sono sempre troppo curiosa di provare roba nuova. Poi c'è un altro, questo è un latte solare spray, però protezione 20, e poi c'è allora un siero solare protezione 15, eccolo qua, con il contagocce in vetro, carina questa cosa, anche perché è bifasico, cioè sotto è rosa e sopra è arancio. E poi qui c'è invece un balsamo, suppongo sì, un balsamo labbra protezione 20. Questo mi riporta al discorso, ragazze, ricordate di proteggere sempre sempre anche le labbra, perché anche se non ci pensiamo magari, ma si ustionano e invecchiano prima se non le proteggiamo. Quindi se avete uno stick come quello che vi ho fatto vedere io prima, o come questo che è proprio per le labbra, ma anche lo stick che si può usare su tutto il corpo, io lo uso soprattutto sui nei, mi raccomando mettetelo anche sulle labbra, io consiglio sempre 50, nel dubbio sempre protezione più alta. Poi mi è arrivato questo mega scatolone da Deborah, formula pura c'è scritto, ma riconosco il logo, e vediamo assieme, vediamo che cosa c'è. C'è un palloncino, non mi era mai capitato di ricevere un palloncino, feel like this, quindi tipo immagino liscia la pelle, non lo so, insomma oggi non riesco a parlare, e c'è questo palloncino, e qui ci sono, che cosa c'è? Oh là là! Allora, qui ci sono matite, mascara e eyeliner colorati, voi lo sapete che già sto utilizzando questi prodotti, mi prude sempre qualcosa, quali questi sono prodotti che io già ho nelle colorazioni nere, sono senza conservanti, senza parabeni, senza siliconi, insomma, quindi sono dei prodotti, non voglio dire 100% naturali, però sono molto più naturali rispetto agli altri cosmetici, e questi sono colorati, c'è quello marrone, quello blu, sono appunto matite, eyeliner e mascara. E poi evidentemente, non lo sapevo, ma sono usciti anche i rossetti formula pura. Io non riesco ad aprire sta roba, cioè... Questi sono tre smalti, 80% ingredienti di origine naturale, figata, anche perché non credo di aver mai visto smalti con ingredienti naturali, credo proprio sia la prima volta in vita mia, e sono uno fucsia, uno rosso e uno viola, molto carine anche le colorazioni, tra l'altro voglio vedere come sono, come pigmentazione, colorazione eccetera, e poi rossetti formula pura che immagino saranno... No! Si apriva di lato, cioè io sono andata a strappare tutto perché cercavo di aprirlo, questa parte si apriva di lato, questo è un classico, voilà, in realtà era semplicissimo e io ovviamente ho rovinato anche tutto, e questi sono i tre rossetti, questi sono 0.0% parabeni, siliconi, oli minerali e fragranze, quindi non hanno profumazione né schifezze, ce n'è uno fucsia, poi ce n'è un altro di colore rosso, un rosso più acceso, no in realtà sembra rosso, in realtà è un color ciliegia, e poi sembrava rosso dal colore che c'è sotto alla confezione, poi c'è questo che è un tipo un bordeaux, questo sembra un po' più un rosso acceso, in realtà è proprio un bordeaux, e questo è quanto per il pacchetto Deborah, che io non sono evidentemente brava ad aprire. E poi qui
c'è il pacchetto che stavo aspettando con ansia di aprire, Givenchy, che mi è arrivato ed è ancora, vi faccio anche vedere, ancora lo scotch. Immagino che sarà difficilissimo da aprire anche questo. No, forse no, forse ce la faccio. Ok, e qui mi sa che c'è la collezione primavera-estate che non vedevo l'ora di ricevere, e ci sono un sacco di prodottini, vediamoli assieme. Allora, qui c'è un eyeliner, credo sia, questo è marrone, credo sia a pennarello, me lo auguro, sì, è un eyeliner a pennarello marrone, amo gli eyeliner a pennarello e sto continuando a fare sempre la riga, cioè veramente, io non so che cosa oggi, la riga di eyeliner, tra l'altro sono anche tutta storta, la riga di eyeliner la sto facendo sempre e quindi mi piace, anche perché se ho un trucco un pochino meno forte, meno impegnativo, non metto la riga nera. E dico sempre liga, tra l'altro non metto la riga nera, la metto marrone. E quindi mi sarà utile di sicuro. E poi c'è questo, che è un rossetto, se non sbaglio, ed ha un packaging fichissimo nuovo. Vediamo un po'. Questo è, credo sia tipo un balsamo, sì. La coprenza è quella di un balsamo labbra profumato, un buonissimo profumo fruttato. È molto molto carino questo packaging, così un po' roccheggiante, un po' trasparente, insomma mi piace. Poi c'è, allora vediamo che cosa c'è, una polvere illuminante. Il packaging Givenchy è sempre proprio molto minimalistic, però elegante. E qui c'è, immagino, il prodotto. Wow, bellissimo, cioè vi giuro, è un peccato utilizzarla questa qua, ed è appunto una polvere illuminante, è splendida, cioè sembra finta da quanto è bella. Poi qui c'è un mascara, un Phenomenize mascara di un grigio intenso, quindi anche il packaging del Phenomenize è cambiato, sì, ma lo scovolino è rimasto lo stesso, quello con una pallina, e questo è veramente lo scovolino migliore al mondo, l'unico che lo batte, che è sempre di Givenchy, è quello, non mi ricordo il nome, ma quello ha tre palline, anche quello è fantastico veramente. Poi qui c'è un blush rosato, il packaging è sempre molto carino, e questo è il blush, che è anche qua a quattro colori e quindi si possono usare sia individualmente che tutti quanti assieme. E poi, allora, qui c'è uno smalto per le unghie, di cui sono sempre molto entusiasta per gli smalti, che è un bellissimo rosa pastello, mamma mia, splendido, bellissimo questo colore. E poi c'è un lipstick, quindi un rossetto, un altro rossetto. Vediamo il colore, questo è un po' più sul rosato ed è, sì, è un rosa fucsia, ma appunto anche questo è un po' più come un balsamo, ecco, quindi non è molto scrivente, ma è un tipico colore estivo, primaverile, leggero, che si può usare anche quando andiamo al mare, perché no? E poi altre cosine qui nella borsetta. Allora, questo che cos'è? È un balsamo che fa risaltare il colore delle nostre labbra, il packaging è bellissimo, questo piccolo contenitore rosa, e questo è, anche questo è un buonissimo profumo, non so, tutto mi sa di fragola oggi, no? Ed è questo, che è di un colore fucsia, ma credo che cambi il colore a seconda del colore delle nostre labbra. E poi qui ci sono due ombretti, sono degli ombretti in crema. Ah no, in realtà questo è un ombretto semplice, vediamoli. Questo è un, no, questo è un ombretto in crema di questo bellissimo giallo pazzo, mamma mia, devo assolutamente usare questo ombretto in un tutorial. E poi qui c'è, o anche si può usare come eyeliner secondo me, perché no? E poi qui ce n'è un altro azzurro, cioè questi colori sono fantastici veramente, tra questo azzurro, questo giallo, questi due ombretti, questo smalto, è qualcosa di fenomenale, questa collezione mi piace un sacco. E questo è tutto anche per il pacco Givenchy, quindi abbiamo aperto tutto ragazzi e ragazze, spero vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere se volete altri video spacchettamento in cui apro i pacchetti che mi sono arrivati dall'azienda, non so perché sto gesticolando così tanto, in cui apro appunto i pacchi che mi arrivano dall'azienda davanti alla videocamera, quindi li apro assieme a voi, quindi li apriamo insieme.
fatemi sapere se vi piace questa tipologia. E ora che naturalmente tutti questi prodotti che vi avete visto spacchettare oggi li vedrete prossimamente all'opera in qualche Get Ready With Me o magari in qualche morning routine che ora finalmente posso filmare perché sono in casetta nuova, tutte le mie cosine. Quindi questo è tutto davvero, vi mando un bacio, 10.000 baci per voi, a presto, ciao!